Bardin su di lei, palla buona in avanti. Cleland viene servita sul filo del fuorigioco, sfonda Cleland col destro. 8 minuti bastano all'Anna Cleland per il terzo gol in campionato. Sassuolo in vantaggio. Però da rivedere il posizionamento delle ragazze di Panico. Cleland fa una magia su Santore, poi con l'esterno la traiettoria dentro l'area di rigore. Schema per Alice Benoit, che calcia sul secondo palo, il colpo di testa di Farrelly, letto sulla linea, e poi un gol meraviglioso, è il suo momento e lo conferma con un gol pazzesco, Melania Martinovic, che gol al minuto 14. In questo istante regala il gol dell'1-1 sulla linea Filangieri, e poi Martinovic con la bicicletta, segnando un gol pazzesco. Cleland sfugge via dentro l'area, Cleland questa volta Cappelletti, palla ancora buona, Brignoli per Cleland, ha cercato ancora l'esterno, forse non l'ottima e puntuale copertura di Williams, che torna all'indietro con un errore Cappelletti, Monterubiano, occasionissima, palla che rimane ancora viva e poi alla fine si salva il Parma, clamorosa occasione al minuto 45. Esce Monterubiano, gli applausi che sentite sono per Goldoni, cresce anche sicuramente Mella, Santoro, uno contro uno, sterza e poi entra in area Erika Santoro col cross per Martinovic, anticipate, poi Banusic, Fifi, Farrelly e poi Lauria, Martinovic lo voleva di nuovo, un altro gol in rovesciata, due rovesciate. Qua l'uscita di Lauria e poi Banusic a botta sicura, non ha inquadrato la porta. Brava Lauria e poi Martinovic. Una delle due squadre vuole effettivamente nel finale tentare il rischio di proiettarsi in avanti. Qua Lauria sbaglia e l'errore costa tantissimo, perché Maria Banusic porta avanti il Parma al minuto 82. Suicidio Sassuolo. A passare qua Lauria, protegge, poi sbaglia e sbatte addosso a Maria Banusic, gol facile facile, festeggia sempre Ciabica, 1-2 che si chiude, c'è Filangieri in corsia, viene servita, può andare al cross il capitano con il destro, dentro l'area il colpo di testa, Eleonora Goldoni all'ultimo respiro, il Sassuolo la pareggia, è 2-2. È arrivata fino in fondo il cross per Eleonora Goldoni, è il secondo gol in campionato consecutivo per la numero 9, che festeggia in questo modo levandosi la mano. Figgins va a spedire fuori, non c'è più tempo, termina 2-2 tra Sassuolo e Parma, terminano le emozioni dell'undicesima giornata.